Da ieri sera ero in Ancona quando è iniziato, diciamo, il disastro e ho seguito con la protezione civile regionale tutta l'evoluzione di quello che avveniva e segnalato alla protezione civile. Gravi mancanze di corrente, migliaia di persone rimaste senza questo servizio, allagamenti, infrastrutture danneggiate dalla caduta degli alberi, interruzione di viabilità e traffico. Insomma, veramente un evento straordinariamente violento, rapido, anche se l'allerta era già stato dato, poi è difficile immaginare qualcosa che non si è mai visto. Trombe d'aria capitano d'estate, i temporali ci sono, ma un combinato così forte ha veramente delle caratteristiche uniche. Si sta continuando a tutti gli elementi di emergenza, quindi con i vari soggetti della protezione civile, a tutti quelli che sono in campo, in caso specifico anche i gruppi comunali, i comuni stessi, gli uffici tecnici, le strutture tecniche, all'emergenza. Quindi in questo momento la priorità è su tutti gli interventi che riguardano l'emergenza. E poi partirà immediatamente dopo la rilevazione dei danni, a iniziare i danni sulle strutture pubbliche finalizzato alla richiesta dello stato di dichiarazione dello stato di calamità, che è richiesta molto significativa in questo caso perché parliamo già a occhio di diversi svariati milioni di euro di danni, se aggiungiamo poi quelli pubblici e quelli privati si va su cifre veramente significative, quindi il lavoro verrà fatto con grande rigore, la nostra protezione civile purtroppo, diciamo, ormai è abituata a gestire situazioni e eventi di questa natura e a rendicontare, insomma, quello che è lo stato di calamità. C'è da questo punto di vista veramente un gruppo, una presenza molto importante nella nostra regione e continueremo a impegnarci speriamo all'ottenimento delle misure straordinarie a favore delle imprese e delle amministrazioni pubbliche danneggiate da questi eventi. Noi contiamo molto sulla reazione perché questo ci hanno insegnato i tanti eventi che ci sono capitati. Bisogna ovviamente nel momento dell'emergenza mettere la massima attenzione dando priorità all'incolumità delle persone che viene prima di tutto, perché quella è la parte che non si può recuperare. Ma immediatamente dopo la reazione, quindi ci deve essere la forza di far ripartire il tutto. Siamo in un momento molto delicato della stagione estiva, abbiamo bisogno di recuperare immediatamente immagine perché gli investimenti che tutti quanti facciamo non possono essere penalizzati due volte, cioè una volta dalla calamità e la volta dopo magari da un messaggio che trasmette un'idea di incertezza. Dobbiamo subito recuperare i messaggi positivi che invitano ai turisti ovviamente nella nostra regione, perché certo c'è stato un momento molto difficile ma sicuramente lo supereremo al meglio.